Oppala! Prima di iniziare vi voglio chiedere di fare una cosa. Prendete un bicchiere, ci aggiungete la passione per l'economia, una malattia per la statistica e ci aggiungete un bel diastema, sempre qua. Poi prendete un bel cucchiaino, mescolate e sapete chi esce? Esce Giorgia May Jagger. Ma, regà, esco io. Per chi non lo sapesse, io da sempre, sono un malato da statistiche, cioè uso più Excel che tutti i social per dirvi. Ho sempre tutto abbastanza ordinato, ho sempre cercato di tenere tutte le mie statistiche inerenti alle mie spese, alle mie entrate, a tutto ciò che riguarda un po' l'economia, ma semplicemente anche già solo dai voti dell'università ce l'ho tutto organizzato in dei fogli Excel. Perché? Perché mi piace, cioè, raga, non posso farci niente. Oggi vi voglio parlare di, penso sia una malattia perché non può descriversi in altro modo, ma semplicemente vi voglio parlare di un'applicazione che utilizzo io che si chiama Wallet ed è un'app che mi permette di segnare tutti i giorni, tutti i fucking giorni, le mie entrate e le mie spese, ma per qualsiasi cosa, cioè dal bere un caffè al bar a comprare un televisore, io ho tutto segnato sull'applicazione. Lo faccio perché voglio essere conscio di ciò che spendo e dove lo spendo, che secondo me sta alla base di vivere una vita ordinata. Cioè, nel senso, se io non so nemmeno i miei soldi dove finiscono, come posso vivere una vita sensata in termini economici? Voglio partire da tre dati importanti che sono le mie spese nel 2018, le mie spese nel 2019 e le mie spese nella breve parte del 2020 che abbiamo purtroppo vissuto. Allora, voi vedete tutti i dati in sovrimpressione qua alla mia sinistra, ma alla vostra destra, immagino. Partiamo dal grafichino dove vi mostro i soldi spesi nel 2018, che sono 5.170,80 euro. Parto dal presupposto che io ho iniziato a tenere i conti di tutte le mie entrate e le mie spese dal 1° marzo 2018. Quindi i primi 2 mesi, gennaio e febbraio 2018, purtroppo non li ho. Però dopo vi farò vedere una tabellina in cui mostro i giorni anche per ogni anno. Vi farò vedere anche una media dei soldi che ho speso in base ai giorni. Il secondo grafichino è quello del totale delle spese del 2019, sempre solo quello che riguarda me. Nel 2019 ho speso 5.273,50 euro. Nel 2020 ho speso, ahimè, già 1.589, però ho un piccolo disclaimer. Dovete considerare che io in questi 3 mesi qua ho comprato l'iPhone, l'ho pagato circa, questo qua l'ho pagato circa 500 euro, mi pare, se non ricordo male. Se avete piacere, si tratta di un iPhone XR, ve lo lascio in descrizione, 128 giga, se avete piacere di andare a vedere un po' i prezzi, io ve lo lascio qua sotto in descrizione. Quindi è un costo che incide molto sul totale nei primi 3 mesi, quindi le medie che andrete a vedere in base ai giorni non è che possono considerarsi così veritiere, però io per onor di cronaca, ve l'ho detto. Ora però voglio rendere un po' più consci del fatto che i dati sono rapportati sempre a un orizzonte temporale e che li rendono più o meno attendibili. Ad esempio, nel 2018 il totale, che era 5.170,80, è rapportato su 305 giorni, perché come vi ho detto dovete saltare gennaio e febbraio dell'anno scorso. Il 2019 invece, quindi 5.273,50 euro, è rapportato su 365 giorni, quindi un anno normale, mentre il 2020, ahimè, è solo per quanto riguarda 95 giorni, quindi quello è l'orizzonte temporale. A questo punto io cos'è che ho detto? Andiamo a vedere qual è il totale dei soldi spesi in questi 3 anni, anche se poi 3 anni non sono, di fatto sono circa 2, perché come vedete il totale dei giorni è 765, quindi poco più di 2 anni. Quindi ho detto, proviamo a fare la somma di tutti i soldi che ho speso e, ahimè, ho speso 12.033,30 euro in circa 2 annetti, perché, come vi ho già detto, si trattasi di 765 giorni totali. A questo punto ho detto, rapportiamo questi importi qua con il totale di giorni. Quindi, cos'è che ho fatto? Voi lo vedrete su una tabellina Excel che vi lascerò qua, in alto a sinistra, alla vostra destra, in realtà penso, e
ho detto dividiamo semplicemente l'importo totale dell'anno diviso ai giorni totali dell'anno. Quindi ho fatto 5.170,80 diviso 305, 5.273,50 diviso 365 e 1.389,00. E mi sono usciti questi tre importi qua che vi possono dare un'indicazione reale. Cos'è che ho fatto? La media spesa giornaliera del 2018 è stata 16,95 euro, quindi di fatto io ogni giorno dovevo in media ottenere più soldi di quelli che ho speso, quindi circa 17 euro al giorno, che sono tanti, ragazzi, sono tanti se considerate che io vivo dai miei, quindi tanti costi non li ho, ad esempio il costo per l'energia elettrica, il costo dell'acqua, costo del riscaldamento, tantissime cose io non ho, quindi ho speso tanti soldi in rapportato al fatto che vivo presso casa dei miei, quindi mi sono reso conto del fatto che spendevo molti di più soldi di quelli che credevo ed è anche questo uno dei principali motivi del perché ho deciso di tenere i conti di tutto quello che spendevo. Dopo aver fatto un primo anno abbastanza disastroso perché di fatto spendere 5.170 euro in 10 mesi è tanto, c'è poco da dire. Ho deciso di trattenermi un pelo di più e ho cercato con dei piccoli trucchetti di spendere un pelo di meno. Ho intenzione di fare un video dove farò vedere i 10 piccoli trucchetti che utilizzo io per spendere di meno. Se avete piacere, lasciate un bel like che serviamo. Ah, ve la butto lì, 100 like, vi faccio questo video qua che penso possa aiutare tutti voi. Dopo il primo annetto di stallo, ho fatto un secondo anno, quindi il 2019, dove ho ottenuto una media di 14,45 euro, che si è abbassata notevolmente. Ho speso circa uguale perché nel 2018 ho speso 5.170,80, nel 2019 ho speso 5.273,50, ho speso all'incirca 100 euro in più, ma ho conteggiato 2 mesi in più perché, come vi ho già detto, gennaio e febbraio 2018 non li ho conteggiati. Quindi sono abbastanza soddisfatto del 2019. Nel 2020 purtroppo è tutto condizionato dal fatto che ho comprato un telefono che costa tanto nei primi 3 mesi di vita, quindi la media di 16,73 andrà limata durante tutto l'anno. Sicuramente un importo del genere sulle mie spese incide comunque notevolmente durante l'anno, però dovete considerare anche il fatto che le mie entrate col passare degli anni sono aumentate, perché per chi non lo sapesse io lavoro praticamente a tempo pieno, poi faccio anche l'università, quindi durante la sessione d'esami magari non lavoro o lavoro di meno, quindi già ci sta, non è che ho stipendio, però le soddisfazioni me le tolgo. Ho deciso quindi di fare la media totale giornaliera su 3 anni che poi di fatto sono due. Quindi ho fatto semplicemente 12.033,30 euro che sono le spese totali, diviso 765 che sono i giorni totali e mi viene un importo medio di 15,73 euro, che non voglio dirvi quanto sono le mie entrate, ma le mie entrate sono sicuramente più alte di quelle giornaliere, di quell'importo lì giornaliero, perché se no spenderei molto di meno. Non è che sono ritardato, spenderei molto di meno. La mia domanda è: quindi io sti soldi qua dove li ho spesi? E quindi ora vi voglio far vedere le 5 categorie, perché tutte le mie spese sono suddivise in categorie. Le 5 categorie nelle quali ho speso di più nei vari anni. Partiamo nel 2018, vi lascerò gli screen qua in alto alla vostra destra. Il primo anno vi farò vedere solo le 5 categorie più importanti, perché sennò penso di rompervi le palle. Le 5 categorie più importanti sono: la prima, shopping, 1.885 euro in un anno. Premetto che in shopping fanno parte, ad esempio, nel 2018 ho comprato tutto il mio computer e ho speso circa 800 euro, che sono tanti. In shopping fanno poi parte anche tutte le cose elettroniche e di elettronica ho speso un bel po'. La seconda categoria è la categoria intrattenimento, dove ho speso 1.378 euro e in questa categoria fanno parte ad esempio le vacanze, i viaggi, gli eventi, ad esempio Games Week, le varie pasquette, robe del genere, le vacanze in generale, l'intrattenimento derivante dalle vacanze, robe del genere. La terza categoria è cibo e bevande, che secondo me qua potrei effettivamente migliorare un bel po' perché spendo 1.337 euro in cibo, ma non è che dite faccio la spesa io, cioè 1.337 euro sono dovuti a cene fuori, pizze fuori, robe del genere, cioè è tanto secondo me. La quarta categoria è la categoria chiamata comunicazione e cose derivanti da PC, quindi software, applicazioni, giochi, robe del genere, nella quale
ho speso 267 euro e qua comprende, ad esempio, i giochi per il PC che ho comprato, tutte le ricariche telefoniche, quello che deriva dalla comunicazione anche svago, però ho deciso di non metterlo in intrattenimento perché volevo effettivamente vedere quanto spendevo in giochi e anche perché nel momento in cui era il 2018 io quei giochi lì non è che fossero più di intrattenimento, ma erano più che tutto investimenti sul fare lo YouTuber, quindi non li ho messi in intrattenimento anche perché non è che un importo così esagerato, però ho deciso di fare questa divisione qua. L'ultima categoria, la quinta, è trasporti, che è 176 euro, che comprende tutti i trasporti pubblici. Quindi quando nel momento in cui, per esempio, vado a Berlino e prendo la metropolitana, sono qua. Nel 2019, invece, le 5 maggiori categorie sono sempre shopping, che però questa volta qua ho speso 1831. La seconda, 1560, che è intrattenimento. La terza è cibo e bevande, sempre, però sono migliorato, ho speso 1017 euro. Che un po' di soddisfazione, vedete che c'è il miglioramento col passare del tempo. Spero nel 2020 di chiudere un bell'anno. La quarta è comunicazione PC, dove corrispondono sempre internet, perché nel 2019 inizio a utilizzare la mia connessione a internet, quindi ho comprato proprio un modem che funzionasse con delle SIM 4G, quindi spendevo tutto io, quindi ho speso veramente tanto. Infatti la comunicazione PC quest'anno è 593, quindi è triplicata praticamente. La quinta categoria è sempre trasporti, quindi sempre trasporti pubblici, in vacanza, robe del genere. Nel 2020 non è che posso farvi tanto, però non penso nemmeno di mettervelo nel grafichino. Giusto così vi dico, vabbè, ho speso 813 euro in shopping perché ho comprato il telefono e varie altre cose. Ho speso 362 in intrattenimento, è sempre le solite cose. Cibo bevande ho speso 211, comunicazione PC 123 perché sono i primi 3 mesi di internet. L'ultima è veicoli, che nella quale metto carburante, robe del genere, che però ho speso 41 euro perché sono andato in vacanza a Firenze, sono andato in macchina, ho preso quegli importi lì. Per tutto il resto, regà, io spero che questo video vi possa essere stato d'aiuto. Se avete piacere di farmi sapere qualcosa nei commenti, potete farlo, io rispondo sempre a tutti. Se volete scrivermi su Instagram, potete farlo, io rispondo anche sempre lì a tutti. E niente, regà, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento.